Sharon, mi raccomando, non mi chiamare mai Chicco davanti ai tuoi. Sennò questo diventa invito a pranzo con delitto. Mi raccomando, eh. Ciao, ciao. Ale. A proposito, ma oggi alle 3 non hai un appuntamento? Porco Giuda, c'è la Roma. C'ho pure i biglietti in tasca. Come si fa a rinunciare alla Roma? Certo che è una scelta difficile, eh. Sai che ti dico? Vado dagli Zampetti e alle 2.40... Sono Zampetti. Molto piacere, Lazzaretti. Lazzaretti, lei mi sta gasando, eh? Perché? Ma come perché? Un giovanotto che si presenta con un carro Opel Corsa significa che ha una visione del mondo esaltante. Del resto, come vede, anch'io sono proprietario di un ammiraglio. E mi creda, io non sono un fesso. Neanch'io, eh? Lazzaretti, lei mi piace. Venga, venga. Senta, ma è la chiusura centralizzata? Ma eh? Certo. E anche l'alzacristallo elettrico? È ovvio. Lei mi esalta, Lazzaretti. Bravo, Lazzaretti! Le piace la colazione? Ottima. Sai, sono tutti prodotti della nostra ditta. Ne vuole ancora? No, no, grazie. Ma mangia ancora qualcosa, dai, è appena toccato il secondo. Ah, perché questo è il secondo. Pensavo che eravamo ancora agli antipasti. Mi perdoni se sono indiscreta, ma perché guarda continuamente l'ora? Ha fretta? No, è che alle 3 c'è una conferenza alla quale non posso proprio mancare. Interessante. E dove si svolge? È un convegno. Su che argomento? I conti Tancredi. Dei nobili. Mi esalta. Pronto, buongiorno. Sono Massimo Conti. Potrei parlare con Chicco? Sì, sì. Chicco Lazzaretti. Sì. Un attimo, prego. C'è un signore che chiede di parlare con il signor Chicco. Chicco? Ma quale signore? Sarà un altro delinquente come lui. Questo qui adesso fa telefonare anche gli amici? Ci parlo io. Pronto, chi parla? Chi? Lei vuol parlare col signor Chicco? Guardi, allora telefoni o in questura o lo zoo. Qui risponde Casa Zampetti. E noi siamo a colazione col signor Lazzaretti, di conseguenza lei è pregato di non rompere le cosiddette balls. Fine messaggio. Poi forse la capì. Senti un po', Lazzaretti, ma tu lo conosci quel Chicco lì? Beh sì, di vista, è un briccone. Sì, molto bricconcello Chicco. Come avrei capito questo elemento, sta patinando sul filo del vaffa e non è che mi dia molta libidine. Lo so. Cioè, lo immagino. Sì, però ho un certo fascino. Ma quale fascino? Stai zitto tu quando parla il papi. Il fascino alla Lutri, il solista del telefono. Scusa, la sai, Lazzaretti, sarà la febbre. Io comunque sono per la libertà d'opinione. Ah, sì? Giù la maschera, ti ho riconosciuto. Tu sei Chicco. Quale Chicco e Chicco? Io sono il campione di Super Strike. Poche storie, Chicco. Se tu vuoi che io stare zitto, tu paga le percentuali a me. Va bene, ti pago la percentuale. Poi ci mettiamo d'accordo, eh? Ciao. Tu non hai capito proprio niente. Già pronto, contrattino. Tu fermare, io stare zitto. Il 25%. Ah, io lavoro in televisione e tu prendi soldi e scappi. Negriero. Come vuoi, io andare da padrone. No, no, aspetta, aspetta, firmo. Troppo gentile. Chi è? Chicco for Africa. Lazzaretti, rimanga, eh. C'è la Roma che gioca in TV stasera, per lei che ama il calcio, e poi mi creda, eh. Se un pacchiotti perdono, grandissima libidine. Riparte la Roma in contropiede. De Fideri sulla fascia centrale del campo porta avanti la palla. Apertura sulla destra per l'intancabile Tovalieri. Tovalieri, palla al piede, supera un avversario. Cross al centro per la corrente di Carlo. Tiro al volo con palla che lambisce il montante alla destra di Paolo Conti.
Non sapevo che davano la Roma in TV. Che sono tutti quei cretini che ha comprato il biglietto. Noi invece qui belli freschi a guardare la tele. Scusi, ma perché cretini? Ma come perché cretini? Non mi direi che uno che paga il biglietto per vedere la Roma è furbo o intelligente. Beh, a me il calcio piace sempre, qualunque squadra giochi. Sì. Bravo, è un piacere vedere la partita con un tecnico imparziale come te. Si appresta a battere Iorio. Tiro, palla che passa in mezzo. Ma vai così! Nulla di fatto per la Fiorentina. Nel calcio quello che conta è il bel gioco, mica il risultato. Ecco la palla. Bravo, anch'io sono uno sportivo come te. Giannini imposta l'azione su Oddi. Il difensore viene avanti, palla al piede. Oddi fa partire un cross per Pruzzo che gira al volo con palla di poco alta di sopra la traversa. Bene, bravi pipaioli, continuate così, tanto non segnerete mai. Palla rimessa in gioco. Scusami, sai, mi sono lasciato trasportare un po' dall'entusiasmo. Cerca di superare Giannini. Ma come fai sbarbati a restare così calmo? Quale avanza palla al piede sulla fascia sinistra, dove arriva con perfetta coordinazione il conto. Aia! Il portiere sembra ormai battuto, la traversa respinge la palla. La sfera ritorna in campo e Gentile allontana la palla. Ed ecco Desideri. Desideri avanza e converge al centro lasciando partire un gran destro. Conti non trattiene. Tovalieri, gol! Ah no, ma non si può prendere un gol così. Ma questa Roma c'è una fortuna. Tovalieri al 25° del primo tempo. Ieri ha segnato raccogliendo la rimessa del pur bravo. Scusi signora, dov'è il bagno? La prima porta sotto le scale. Grazie. Prego. Però hai visto che fortuna questa Roma. Magica Roma! Zampetti! Tieni! Quando siamo alla mezz'ora del primo tempo la Fiorentina riparte con Pinsca. Come dicevo, il tifoso quando si scatena diventa come una bestia, come un assassino, come... Come Chicco. Ecco, bravo, come quell'animale lì. Però non vale la pena, cosa vuoi, in fondo è una partita di calcio. Stabile di carro viene atterrato poco distante dall'area di rigore. Punizione che viene toccata da Giannini per Righetti. Grandino, gol! Ma no, ma non si può prendere un gol così. Ancora un altro. Quel portiere lì dorme, guarda. Io riandrei in bagno. È sempre lì. Poi di nuovo? Ma il ragazzo è già in prostata. Quando siamo al terzo minuto della ripresa, la Roma ruba palla al centrocampo. Giannini appoggia la palla all'instancabile mezzala, converge al centro ed è gol! Ma no! Autorevole stop di Giannini che passa a Desideri. Passa a Desideri ed è gol! No! Signor Lazzaretti, si sente male. Senti che sei come una marea, mi porti in alto mare, vai! Bravo! Ancora una risposta esatta per il bravissimo Enrico Lazzaretti, eccolo qua, facciamo l'applauso, complimenti! Grazie! Carissimo, cari amici, eccoci giunti a un gioco popolarissimo, conosciutissimo, che una volta venne fatto negli anfratti, nelle viuzze, un po' di nascosto. Tu lo conosci questo gioco? Il gioco? Non lo conosci? Molto bene, maggiore suspense, cari amici, è il gioco delle tre carte. Abbiamo un asso di cuori e due jolly. Allora, il jolly perde, l'asso vince. L'asso vince, jolly perde. Per chi è che perde? Il jolly. Bravo, il jolly perde, l'asso vince. Chi è che vince? L'asso. L'asso vince, jolly perde, perde chi? Perde il jolly. Jolly perde, l'asso vince. Benissimo. Allora, attenzione, concentramento, cioè concentrazione.
Pronti? Vediamo se indovina dov'è l'asso di cuori. Qui. Dice al centro il nostro amico Enrico. E ha ragione, indovina ancora una volta. Complimenti, veramente molto molto bravo. I miei debiti sono con te. Dove domani andiamo al cinema insieme? Sì, domani. Va bene, il film lo puoi scegliere te. Non devi crearti questi problemi. Lo sai che ti voglio un mondo di bene. Sentito? Sì. Ecco, questo è il mio sport preferito, lo sai. Non ho problemi. Esatto! Evviva, ce l'ho fatta! Super Strike! Eccoci qua, complimenti! Grazie, di vista. Grazie. Se era possibile volevo mandare un salutino a Franca. Dai, e qui le fidanzate aumentano, a proposito. No, te dico. No, è Franca Falcucci, il ministro della pubblica istruzione. Addirittura? I miei ossequi, senatrice. Dedico a lei la mia vittoria. Mi tenga presente. Finalmente siamo soli. Ma chi l'avrebbe mai detto che Chicco, il terrore di casa Zampetti, potesse stare qui, in camera tua, con te, a studiare? Ma io ti piaccio veramente? Ma scherzi? Guarda, più di ZB. E chi è ZB? Io non la conosco. È una mia amante polacca, vecchie storie. Ma invece, a te piace più Chicco o Enrico Lazzaretti? Ma che domande difficili. Se vuoi te lo dimostro. Carissimi, state studiando, tutto bene? Beh, c'è qualche intoppo ogni tanto, ma siamo sulla buona strada. Senti, io dovrei chiederti un grosso piacere, però non dire niente a mio marito perché è così geloso. Potresti farmi avere un autografo da lui? Sai, è la mia passione, sarei la donna più felice del mondo, l'ho sempre amato in segreto. Grazie. Sì, va bene, mamma, ma adesso lasciaci studiare. Certamente, continuate a fare quello che stavate facendo, eh? Vai! 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 Avanti! Poi, campione, ma hai letto il Corriere dello Sport? Guarda qua, parlano di te, Lazzarone di un Lazzaretti. Hanno messo anche la tua foto, oramai ti conoscono tutti, eh. Senti un po', a proposito, io ho in mente un business. Sai cosa facciamo? Tu nella prossima trasmissione non farei altro che metterti questa maglietta. Guarda, è una cosa elegante, così non si nota neppure. Però le vendite lieviteranno del 30%. E tu avrai sempre un posto nel nostro cuore. E a maturità raggiunta avrai anche un posto nella fabbrichetta dei Zampetti. Hai capito, Sbarbato? Oramai siamo tutti una grande famiglia. E tu, Sharon, trattamelo bene, eh. Perché guarda che boy è vincente, eh. E quando uno è vincente io mi esalto. Don't forget! Certo che tuo padre c'ha una gran classe, eh? Sì, però pensiamo a noi. Ora che abbiamo fatto le prove generali... Cosa fare? Ma che vuoi? Tu ricordare 25%, vincite, per favore cameriere. Se no io dico che tu essere Chicco. Ma se tu non mi fai studiare, io non rimango campione. Tu campione di fesseria. Tu già hai vinto due volte. Io niente soldi. Ok, questa volta non mi faccio prendere dall'ebbrezza della vittoria. Ti pago. Allora? Io controllo capitale. Tu devi vincere. Campionato 82-83. Settima di ritorno. Lazio Ascoli. Lazzaretti, è preparato? Certo, professore. Bene. Campionato 63-64, formazione del Bologna dello Scudetto. Parto col cronometro, eh? È facile. Negri, Furlani, Spavinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Haller e Pascutti. Allenatore Fulvio Bernardini, detto Fuffo, massaggiatore Ulisse Bortolotti. Risposta esatta! Passa adesso di così sicuramente sarà promosso. Bravo Chicco, sei troppo forte. Si è preparato veramente bene, eh? Vedi che studiare serve. Il giovedì prossimo gli astri sono tutti in posizione perfetta. Grazie ragazzi, non ce l'avrei mai fatta senza di voi. E non scordarti di noi quando sarai famoso, eh? Voglio battere tutti i record di Super Strike, vincere 160 milioni e sistemarvi tutti. Ma Chicco, ma che ci faremo con tutti sti soldi? Io mi comprerei una Vespa col sidecar per Rossella.
Ah, io andrei a farmi una settimana di cure del sonno in una bella clinica svizzera. Mi è lamentata l'angoscia. Oh, certo che questi svizzeri sono proprio forti. Te fanno pagare pure per dormire. A Elias e Tisini offrirò una bella plastica facciale. Sconto per comitive. Cambia no. Disco, carino. Te, Massimo? Ma a me piacerebbe fare uno stage in Giappone con il grande maestro di Kung Fu, Zung Fu. E tu, Chico? Ma... che vi devo dire? Ultimamente ho ripensato agli anni che ho passato qui a scuola, a tutti i compagni che ho visto passare tra questi banchi. Qui sedeva Pallini, era sicuro di avercela fatta, ma il padre lo fregò. Pagò la commissione e Pallini, nonostante il foglio bianco, prese 8. E il povero della seta? Qui c'è ancora il segno del gomito sul quale si poggiava per dormire. Certi sogni. Alla fine si arrese pure lui. Finì in una di quelle scuole tipo 6 anni in 1, pare costretto via dal figlio. Per non parlare poi di Biciocchi. Scusa Daniele, ma stava al posto tuo. Il re del rutto, con una Coca-Cola formato lattina, riuscì a farne 187. Quando lo promossero, esalò un ultimo rutto che durò 2 minuti e mezzo. E poi pianse, su questa spalla. E no, ragazzi. È un po' di tempo che ci penso, ma ormai ho deciso. Chicco non ha più ragione di essere. Lascio la scuola e me ne vado in pensione. Signori, questo è un momento memorabile perché Enrico Lazzaretti, il campione in carica, sta per battere ogni record di vincita della storia dei telequiz. Infatti il nostro campione in carica, campione romano, che fino adesso ha condotto una gara di poco esaltante, è entrato in cabina per un raddoppio di ben 120 milioni, cioè se risponde esattamente a tutte le domande, porta a casa 240 milioni di lire, niente male, eh? Allora Enrico, vuoi che ti ripeta tutte le domande ad una? No, no, grazie. Ho tutto qui. Tutto in testa. Bene, possiamo partire con il tempo. Via! Allora, Nigeria-Pakistan 2-0, Tanganyika-Sudan 2-1, Uganda-Burundi 0-0. Grande partita dell'Uganda, ma per i bravi e sfortunati negri finisce a reti bianche. Non so se capite l'allusione. Cambogia-Birmania 2-0, Iran-Iraq 2-2. Questo era un derby, che poi, come si sa, è finito piuttosto maluccio. Rhodesia-Indonesia 1-0, Congo-Zambia sospesa al 25esimo del secondo tempo per nebbia. Un caso unico nella storia, tra l'altro, la nebbia in Congo. Bah. Poi Birmania-Giappone 2-0 e per finire il Marocco che ha infilato 4 pallini alle Maldive. Bravissimo il nostro Enrico, ma amici in ascolto, attenzione, attenzione perché non è finita. Infatti Enrico, ti resta ancora una domanda. E questa volta devo dire che sei veramente fortunato perché la domanda riguarda la Roma, e cioè la squadra della tua città. Come ti senti? Ti senti preparato sulla Roma? Sì, vagamente. Vagamente, fa lo spiritoso. Comunque, in bocca al lupo. Allora, attenzione, per un raddoppio da 120 milioni, ci devi dire la sequenza completa dei rigori che sancirono il risultato della finale della Coppa dei Campioni tra Roma e Liverpool. Pensaci bene, perché stai per diventare lo studente più ricco d'Italia. Via con il tempo! Un momento molto delicato, forza Enrico, concentrati. L'emozione d'altra parte gioca dei brutti tiri. Roma e Liverpool non hanno mai giocato. Non hanno. Come non hanno mai giocato? Beh, noi conosciamo Enrico che ama fare queste battute, tenerci sui carboni ardenti, ma adesso deve rispondere perché il tempo sta scorrendo rapidamente, forza. Scusi, signor Columbro, ma sì. Per caso questa domanda l'ha inventata lei? Come l'ho inventata io? Andiamo, diciamo, le sciocchezze. Qui ci sono fiorfiore di persone esperte che compilano queste domande. E no, guarda che il tempo sta scorrendo. Invece di farle le battute, lei devi rispondere. Juventino, allora mi era venuto il dubbio. Siccome c'è della malizia in questa domanda. No, c'è della malizia. No, adesso tu ti vuoi fare della polemica per prendere tempo. Però fai male perché il tempo sta scorrendo comunque velocemente. Roma e Liverpool non hanno mai giocato. Ma mai come non giocato? Hanno mai giocato? Forse, non lo so, l'ho sognata una cosa del genere, forse sì, ecco, è un incubo, è stato un incubo, la più brutta serata della mia vita, una tragedia. No, stai calmo, calmo. Fatto te le dico, beh, per noi tifosi della Roma, l'emozione. Quella partita non c'è mai stata. Sì, ma calma, calma, dunque, è comprensibile l'emozione, però mi meraviglio perché tu fino adesso sei un corrente modello, calmo, sei uno studioso. Ma cui... che studioso, so 4 anni che ripeto il terzo liceo, l'unica volta che mi hanno promosso in vita mia è stata all'esame di scuola guida e ho pure pagato. Anzi, sì, voglio gridarlo forte dai microfoni. Io non so Lazzaretti, so Chicco, tifoso e ripetente. Ehi, Vurstellone. Sì, lo so che sei lì davanti al televisore, che mi guardi con gli occhi di fuori e la bava alla bocca come un mastino napoletano, eh? Apri bene le orecchie.
gli abbiamo aperto i nostri cuori. Ascolta bene quello che sto per dirti. Zampetti! Ti ascolto, animale. Animale, ci sarai tu. Mi dica, in quale opera di Seneca l'ombra di Achille sorge a chiedere il sacrificio di Polissena agli dèi? Deve troviare, signor professore. Bene. E a lei, signorina Pietrazzoli, a chi è dedicato il dialogus de oratorio? Dopo la mia terrificante disfatta al Superstrike, fui colpito da una tremenda crisi depressiva. Soprattutto, non avevo il coraggio di tornare tra i miei compagni della terza C. Ave maestro, morituri te salutan. Ragazzi, mi dispiace, ma non ce l'ho fatta a tradire la magica Roma. Chicco, a nome di tutta la classe voglio dire che siamo fieri di te. Solo un vero uomo sa rinunciare a 200 milioni per rimanere fedele a se stesso. Anch'io, come tifoso del Napoli, ho apprezzato molto la sua coerenza. Bene, adesso riprendiamo. Lazzaretti, venga, è l'unico che non ho ancora interrogato. Immagino che, come sempre, sarà preparatissimo. Beh, veramente, dopo tutta sta fatica a Superstrike, non è che abbia studiato molto, eh. Mi vorrei riposare un po'. Lazzaretti, due. Grazie. Vedo che sei sulla strada giusta per rimanere un altro anno con noi, Lazzaretti? Bravo, ci sarebbe mancato troppo. Ma come facevi a rinunciare a tutto questo? Ma Charo dov'è? Dopo tutto ciò Superstrike, più Sterlone, chiusa chiave. Oratoribus di Tacito. Un gettone e due coche. Come vecchi tempi, eh? Addio soli di gloria, per te e per me. I sogni non muoiono mai. Quanto scommettiamo? La consumazione. E ti pareva così, arrivederci, sono sempre io, eh? Pronto? Pronto, casa Zampetti? Buongiorno, c'è Sharon, per favore. Sono Benedetta, una compagna di classe. Dono Marchico! Ho perso. Metti in conto, eh? Madonna di un chicco! Quest'anno non mi farai mica lo scherzetto di prendere la maturità e poi filartela senza aver pagato i debiti, eh? Stai tranquillo, chicco è sempre chicco, non frega nessuno. Di chicco ce n'è uno solo. E meno male, se no da mocche avrei chiuso. Comunque, chicco, stavolta offro io il frigo.